Abbiamo parlato di Cinema Zero, abbiamo parlato delle giornate del cinema muto e restiamo nell'ambito del cinema muto, appunto, parlando con Denis Zenette, che è un ricercatore e uno studioso di cinema, col quale siamo collegati telefonicamente. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Si è occupato recentemente di una figura importante per quel che riguarda il cinema muto, però ancora poco conosciuta. Il popolare Ridolini, ecco, almeno l'attore che in Italia era conosciuto con questo nome. Chi era in realtà, esatto, Ridolini? In realtà si chiamava Lawrence Semon, per molti Larry, soprannominato Larry Semon. Nasce nel 1889 nel West Point in Mississippi negli Stati Uniti e muore in maniera quasi misteriosa. Infatti c'è un gran alone di mistero su questa sua morte, perché non c'è una tomba, non esiste una tomba, non esiste un luogo dove piangere questo nostro amato Ridolini, e muore l'8 ottobre del 1928 a San Bernardino in California, nella contea di San Bernardino. La morte è dovuta appunto a una depressione per il fallimento che lui ha avuto a livello cinematografico, oltre che insomma economico e nella vita privata, del quale poi ha contratto una polmonite, non è stata curata ed è morto. Ecco, quindi questo c'è un alone di mistero, perché poi è stato cremato, secondo sua volontà, esattamente il giorno dopo la morte, alla presenza della moglie, Dorothy Dunn, di uno o due persone, non di più. Però non si sa che fine abbia fatto le ceneri di Larry Semon. Ridolini è stato un po' dimenticato, no? Quali erano le ragioni di questo oblio? Io credo che siano state un po' dovute appunto alla prematura morte. Contiamo che lui aveva 39 anni quando è morto, quindi era giovane. E poi perché non si è conservato quasi nulla. Io ho ritrovato un articolo dove, se non vorrei dire una cavolata, ma la Vitagraph credo che gli intenta una causa per non aver prodotto determinati film nell'anno in cui lui aveva firmato il contratto. Di conseguenza gli hanno messo un'ammenda talmente alta che io ho visto la cifra e mi è venuto un infarto a me ora, quindi figurarsi in quegli anni lì. Quindi è comprensibile che insomma un po' poi tutto sia finito nel dimenticatoio, perché nessuno si è interessato più di questo Larry Semon, nonostante abbia lavorato con grandi attori. Noi lo vediamo per esempio con Oliver Hardy, cito uno dei tanti lavori che lui ha fatto sia come regista che come attore, ha scritto anche qualche sceneggiatura. Il Mago di Oz del 1925. Quindi un Mago di Oz precedente rispetto a quello molto famoso, esatto, no, del 39 di Victor Fleming. Esatto, è un'altra versione ovviamente, e troviamo che lui recita assieme in questo lungometraggio con Oliver Hardy, che poi ricordiamo al gentile pubblico che diverrà molti anni dopo assieme a Stan Laurel, la coppia che tutti noi amiamo e conosciamo. Che altro dire, in Italia era conosciuto, come hai detto giustamente tu, col nome di Ridolini. Era, credo, conosciuto ai nostri bisnonni quanto come Chaplin, tanto che molti anni dopo, negli anni 60, Febo Conti fece anche delle imitazioni di Ridolini. Febo Conti che divenne anche dal 75 all'80 direttore di Gardaland. E Febo Conti poi era un personaggio molto popolare della televisione, della prima televisione. Un programma sicuramente che tutti ricorderanno, e chissà chi lo sa, per la regia di Cino Tortorella. Tornando appunto al nostro caro amato Larry Semon, in Italia veniva chiamato come Ridolini, ma in Francia, qui in Francia dove sono io, ora veniva chiamato Zigoto, e in Spagna Jaimito. Quindi insomma ogni stato gli dava un suo soprannome, un po' come in Italia a Buster Keaton lo chiamavano Saltarello, no? Di Larry Semon a livello di pubblicazioni non c'è poco se non nulla, a parte un libro uscito nel 1988. Tu che lavoro invece hai fatto su Ridolini? Io ho fatto un lavoro di recupero di un'antologia dal nome Ridolini e la collana della suocera del 1952, che è un'antologia di comiche di Larry Semon, introdotte e commentate dal grande Tino Scotti. Un altro attore molto popolare poi, esatto, anche in televisione, parliamo sempre degli, esatto, anni 60, primi anni 70, no? Per i caroselli, esatto, poi lui in particolare.
questa coppia l'ha ritrovata, a dire la verità, il mio collega romano che è Enzo Pio Pignatiello, che ha fatto anche altri lavori su molti comici, e abbiamo deciso poi di raggruppare questa coppia che è in 16 mm, proviene la digitalizzazione che voi vedrete sul DVD, è stata tratta da un 16 mm in perfette condizioni, cioè noi abbiamo dall'inizio alla fine del film un'immagine molto ben pulita, quindi abbiamo deciso di scanalizzarlo in alta definizione, in 4K, e poi di pubblicarlo in DVD. E la cosa interessante di questo DVD è che negli extra ha una copia ritrovata da me di Room and Rumors, che è un cortometraggio del 1918 diretto e interpretato da Larry Simon. La cosa straordinaria è che è un 35 mm in nitrato con didascalie in italiano, quindi proprio una cosa unica, diciamo rarissima. Room and Rumors non gli abbiamo dato un titolo in italiano perché non lo abbiamo trovato. È uscito sicuramente in Italia, però non si sa che titolo avesse. Quindi purtroppo è un frammento quello che io ho ritrovato, di conseguenza non possiamo capire il titolo reale in italiano quale fosse. Il DVD uscirà il 28 marzo, esce quest'anno proprio in occasione dei 90 anni della morte del nostro Lawrence Semon, in arte Ridolini, e è disponibile su qualsiasi, oltre che insomma sul sito della Penny Video di Simone Starace, che ringraziamo per aversi preso a cuore la nostra idea e averla concretizzata facendo uscire, creare questo DVD, ma anche è disponibile insomma su tutte le piattaforme web, basta che chiedete del DVD Ridolini e la collana della suocera e lo troverete senza alcun problema, sia online che chiedendolo nelle normali librerie o rivenditorie insomma di DVD. La cosa che volevo sottolineare è che in questo DVD ha partecipato anche un triestino, Paolo Venier, che ha appositamente, diciamo, per voi sonorizzato il cortometraggio Room and Rumors contenuto negli extra del DVD. Una cosa veramente meravigliosa, un lavoro straordinario che dovete assolutamente vedere. Tutto il materiale è in 4K, quindi in altissima definizione, e potete gustarvelo comodamente da casa. E quindi anche colmare l'ignoranza di cui dicevo all'inizio, cioè l'ignoranza relativa ad una grande stella del cinema comico muto, che anche con questo lavoro poi viene in parte compensata. Allora grazie a Dennis Zanette e buon lavoro. Grazie mille. Siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Babel, e questa volta l'invito è di non mancare l'appuntamento a Pordenone domenica per i 40 anni di Cinema Zero. Che bella cosa è una giornata.